Schiuma Bianca nel Cosia, il torrente che attraversa la città di Como fino a sfociare nel lago. In queste ore la situazione è rientrata, ma sono state numerose nelle scorse ore le segnalazioni per la presenza della schiuma, ben visibile in numerosi tratti del corso d'acqua. Il problema, stando ai primi accertamenti dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, Dipartimento di Como e Varese, sarebbe stato causato da un malfunzionamento del sistema fognario, probabilmente legato alle forti piogge. Ad intervenire sulla questione anche l'amministrazione comunale con l'assessore all'ambiente Michele Cappelletti. La schiuma probabilmente arriva dalle zone di Tavernario e Lipomo, ha spiegato l'assessore, che aggiunge: sono in corso ulteriori analisi da parte della società Como Acqua, ma è stato escluso che possa trattarsi di qualcosa di serio. Nella giornata di ieri la presenza della schiuma bianca nell'acqua del torrente è stata segnalata anche ai vigili del fuoco di Como, che hanno effettuato un sopralluogo, contattata poi la sala operativa regionale della protezione civile, che ha coinvolto l'ARPA e l'ATS in Subria. La situazione intanto, come detto, sta tornando verso la normalità.